Il 2018 per noi è stato un anno abbastanza intenso, come del resto lo è quasi tutti gli anni, però abbiamo cercato di mettere mano su quelle cose che erano un po' da modernizzare, non so, in ogni settore si è cercato di dare un qualcosa in più. Le attività sono state tante e molteplici, in pratica a partire dalla parte di cucina piuttosto che segreteria. Noi all'interno abbiamo un po' di tutto, la nautica durante l'estate, la cinofilia, che fra l'altro sono stati per ben 2 volte in esercitazione ad Amatrice, tutto quello che riguarda le comunicazioni radio, comunque nelle novità del digitale, dalla parte satellitare dell'associazione, quindi si è cercato di andare sempre un po' sempre più avanti, soprattutto nelle esercitazioni. Quest'anno poi è stata fatta qui a Fano in collaborazione con la Regione, col Comune di Fano e con la FIRCB, è stata una bella esercitazione fatta, svoltasi presso il campo d'aviazione, che ha dato tanto in pratica per quello che riguarda la nostra associazione a livello nazionale e anche a livello comunale per quello che sono le modalità di intervento in un'emergenza. Chi ci porta avanti per noi e ci mantiene in piedi sono sempre le nostre convenzioni e bando con il Comune di Fano e con altri enti, e ci danno la possibilità, ad esempio, il trasporto dell'handicap nel sociale, oppure la gestione dello stabile della caserma, o l'attraversamento dei ragazzi presso le scuole. Ci dà in pratica la possibilità di mantenere la nostra attrezzatura. Anzi, faccio un appello: se qualcuno si volesse avvicinare al volontariato, qualcuno che è pensionato o qualcuno che piace in modo particolare la protezione civile, noi siamo qui, vi recate il CODMA e siamo a vostra disposizione. Il 2019 ci vede ci avviciniamo speriamo di riuscire ad acquistare anche con degli sponsor di chi ci sta vicino un nuovo mezzo 4x4 da adibire uno dei mezzi, l'unico si può dire nuovo, altrimenti sono stati quasi tutti donati, un fuoristrada da adibire anche nella parte antincendio.